Siamo qui nei dintorni di Cascina Mazzafame per parlare di una chiesa molto cara ai contradaioli della Flora. Ovviamente la chiesa di Contrada è quella dei Santi Martiri, ma questa chiesa di Santa Teresa è proprio davanti al maniero della Flora. E allora abbiamo voluto raccontarvela anche perché spesso è chiusa, essendo anche di proprietà privata e attualmente ospita un gruppo di preghiera. Pensiamo di aver fatto cosa gradita ad aver aperto questo piccolo tempietto di campagna di cui il nostro Gianni Pedrotti ci narrerà la storia. Certamente. È un piccolo oratorio di 11 metri di lunghezza e 5,5 di larghezza. E l'anno di fondazione del 1779, probabilmente costruito dal conte Camillo Prata o dal diciamo suo figlio Giovanni, sempre conte Prata, che erano possessori di tutti i territori qua nei dintorni. È dedicata a Santa Teresa d'Avila, una religiosa spagnola del Cinquecento, che è la prima donna a essere insignita come dottore della Chiesa da Papa Paolo VI. Venendo dalla via Ciro Menotti, in fondo ci accoglie la facciata della chiesa di Santa Teresa. Sì, la facciata di Santa Teresa è interamente intonacata, mentre le pareti laterali sono a vista e sono in mattone e in sasso, tipico costruzione della... Questo è quello che possiamo vedere da fuori, che tutti abbiamo visto anche solo passando. Esattamente, tipico dalle costruzioni del 1700. La particolarità di questa chiesa è che probabilmente al suo esterno, nella parte posteriore, era presente il forno dei frati. Il forno dei frati dove erano soliti fare del pane per tutta la popolazione e in questo caso ammazzare la fame. È probabile l'origine di questo nome che venga da questa leggenda. Questo forno si può vedere ancora. La particolarità poi anche di questa chiesa è che, essendo un patronato privato, la parte del forno e il prato retrostante invece erano della chiesa, quindi erano del capitolo del Duomo. E in questo caso ci sono proprio le varie proprietà che si suddividono. Nel 1722, nel catasto di Carlo V, abbiamo la visione delle quattro strade che, diciamo, circondano la chiesa, che sono tutte proprietà del conte Prata Camillo, mentre il lato posteriore della chiesa diventa proprio capitolo del Duomo. Questo crea uno scompenso in quello che è tutta la logica catastale che è venuta successivamente. Tutte queste informazioni le abbiamo reperite dalla ricerca effettuata. C'è stata una tesi di laurea. Esatto, una tesi di laurea effettuata da alcuni studenti, Mario Monti, Paolo Cittelli e Olgiati Marco, che hanno ricostruito, diciamo, storicamente la storia di questa chiesa. Parliamo del campanile, Gianni, cosa ci dici? Sì, all'inizio del XX secolo venne eretto il campanile che portava un concerto di tre campane. Però, dato lo scarso materiale utilizzato, crollò in poco tempo. Delle tre campane, la campana delle tempeste, quella utilizzata per segnalare gli agenti atmosferici, venne salvata e posta sopra il tetto della chiesa in un piccolo arco che faceva da supporto per la segnalazione degli eventuali agenti atmosferici. Questa campana rimase nella chiesetta, mentre le altre due vennero spostate e trasferite nel 1989 nella nuova chiesa del Cardinal Beato Ferrari. Ecco, diciamo che le campane suonavano anche, perlomeno si pensava che avessero anche il potere, col loro suono profondo, di fermare la cattiveria delle intemperie. Esattamente. Diciamo. Per quello che veniva chiamata la campana delle tempeste. Ci parlerai dopo dell'altro crocifisso che accompagnava questi riti? Certamente, poi quando parleremo degli interni vi racconterò anche questo. Entriamo allora in questa chiesa e vediamo cosa ci offre.
Allora, all'interno un primo restauro venne effettuato nel 1931, poi negli anni 50 venne chiusa le celebrazioni per la realizzazione della vicina chiesa della Madre Rossa. Stiamo parlando del 1900, del secolo scorso. Sì, 1950. Sì. Proprio la costruzione della vicina chiesa della Mater Orfanorum. Nel 1964, essendo di patronato privato, il cavaliere Ugo Sesler con la moglie Caterina restaurarono un po' tutta la chiesina per onorare la memoria dei genitori, Caterina Taie e Giovan Battista, quindi Taie Giovan Battista e Bramati Rosa. Come ricorda la lapide all'inizio della chiesa. La pala d'altare riproduce l'estasi di Santa Teresa, ovvero lo svenimento della santa colpita dalla freccia infuocata partita dal crocifisso. La tela risulta già presente nelle visite pastorali del 1761 del cardinal Pozzo Bonelli. Così pure un San Girolamo Emiliani, posizionato a fianco della pala, anche lui nominato nella visita pastorale del 1761. Stiamo parlando del santo dei Somaschi. Esatto, il padre fondatore dei Somaschi. Ai lati della pala d'altare ci sono due affreschi, un San Carlo e un San Rocco, attribuibili all'Antonio Turri perché proprio firmati da lui ed eseguiti nell'ottobre del 1836. All'interno c'è un bellissimo crocifisso inserito in una nicchia. Che è quello di cui parlavamo prima. No, quello è di fine Settecento ed è un crocifisso di una strana fattura, diciamo, anche perché il corpo di Cristo è concepito in una maniera un po' non è il solito crocifisso. Abbiamo un Cristo scarno con dei fianchi molto piccoli. L'artista dovrebbe essere un tirolese di fine Settecento. Il crocifisso delle erogazioni, di cui volevamo tanto parlare, è posto a fianco dell'altare ed è un piccolo crocifisso che veniva utilizzato per le erogazioni nella primavera. Dietro al crocifisso è possibile ancora vedere delle firme e delle date di quando sono state fatte queste processioni e probabilmente la firma è di chi lo aveva portato. Solitamente per scongiurare la grandine, per preservare i raccolti. Per preservare in pratica quello che erano i beni di un tempo, quindi il raccolto del contadino. I frutti del lavoro dell'uomo. Esattamente. Come potete vedere alle nostre spalle c'è un ponteggio perché proprio negli ultimi tempi c'è stata un'importante infiltrazione e stanno provvedendo insomma a riparare, a sistemare questa parte del tetto. Allora, siamo qui nella chiesa di Santa Teresa. E Gianni Pedrotti ci ha già spiegato qual è la storia di questa chiesetta di campagna che è proprio di fronte al Maniero della Flora. Siamo con Fabio Molla, gran priore della Contrada, che ci racconta qualcosa su sì, questo. Sì, allora diciamo che il Maniero della Flora siamo praticamente trasferiti dal 97, prima eravamo in via Novara nel vecchio maniero, un pochino più piccolo di qua. Abbiamo avuto questa opportunità da parte di ingrandirci e ci siamo trasferiti. Con la vicinanza anche di questa chiesa, che appunto risale al 1700, se non addirittura prima, nei primi anni abbiamo avuto l'opportunità anche di fare qualche attività. Ecco, mi dicevi che ci sono state anche delle investiture qua. Sì, abbiamo provato a fare due o tre investiture negli anni tra il 97 e il 2000 circa, poi l'abbiamo utilizzata per fare le messe prefestive, le messe di Natale, e quindi sembrava l'ambiente più idoneo, l'ambiente più bello anche per poter organizzare. Anche perché è proprio qui davanti ed è proprio cose. Per questo che noi abbiamo pensato a questa chiesa per legarla alla Contrada in questo avvicinamento al Palio, per quanto la chiesa maggiore resti quella dei Santi certo. Martiri. Ecco, oggi come oggi c'è qualche possibilità di ulteriore scambio, incontro?
con chi sta gestendo. Sì, vabbè, i contatti ci sono sempre, anche perché vabbè, uno dei curatori è mio zio, di conseguenza il rapporto è presente sempre. Adesso avevamo in mente, adesso pensiamo un attimo se quando di trovare un sistema per poterla quantomeno avere, non dico aperta visitabile, ma quantomeno aperta per poter dare visibilità durante la prossima festa del pane. Già in questo 1° maggio, allora, quando i nostri ascoltatori lo vedranno, il 1° maggio sarà già passato. Dunque sapremo come è andato a finire. Grazie Fabio.